Il nostro obiettivo invece è più limitato, nel senso che comunque cerchiamo di trovare uno strumento metodologico che comunque possa essere utilizzato per determinare il costo delle prestazioni, che comunque è un elemento imprescindibile ad oggi, anche tenuto conto delle risorse limitate di cui si dispone, e questo diventerà per noi in pratica una sorta di nostro standard interno, che poi potrà essere comunque confrontato con quello che saranno le analisi anche fatte dalle altre agenzie, quindi da lì poter poi impiantare un discorso più complesso di confronto tra tutti i risultati che verranno fuori, quindi di benchmarking a quel punto. Le informazioni che oggi abbiamo a livello di costi sono essenzialmente quelle dei costi effettivi, quindi dei costi storici. Abbiamo tuttavia fatto delle analisi a livello di costi medi, però si tratta comunque di costi consuntivati sui quali non sono stati fatti, tranne appunto quella sperimentazione che stiamo ad oggi facendo, altre tipologie di analisi. Arpa Umbria ha un sistema di contabilità economico-patrimoniale e quindi da questo poi ne scaturiranno anche tutta una serie di considerazioni. In pillole di che cosa vi parlerò? In pratica darò una minima premessa per quanto riguarda il contesto normativo di riferimento, perché penso sia necessario, prima di tutto perché le agenzie si trovano in mondi contabili diversi, alcune sono in contabilità finanziaria, altre sono in contabilità economica, e quindi l'introduzione del decreto legislativo 118, che ormai penso tutti conosciate, legata alla realizzazione dei sistemi contabili, diventa praticamente un punto focale sul quale comunque impostare il ragionamento, e soprattutto però cercando di trarne le opportunità e quindi gli aspetti positivi che ne possono derivare. Affronterò poi brevemente l'analisi dei costi, almeno per capire su che cosa si è impiantato il nostro lavoro, e quindi da qui quale modello avremo pensato poi di applicare, che è appunto quello del Time Driven Activity Based Costing, che non è altro che un'evoluzione della PC che da agenzie è già comunque da oggi applicato per le agenzie. Da qui ne dovrete scaturire un bilancio per attività, che forse è lo strumento poi al quale effettivamente tendere, al di là della determinazione di un costo target, soprattutto poi di un costo che consente di determinare l'impatto che ogni attività ha a livello di bilancio, e di conseguenza poter fare una programmazione della spesa in funzione delle attività e non soltanto in funzione dei costi storici. A questo punto poi, per chiudere, vi presenterò una semplificazione molto semplificata di quello che potrebbe essere l'applicazione in termini contabili del TDABC. Allora, come vi dicevo, un'introduzione molto limitata su quello che è il contesto normativo di riferimento, soprattutto perché, come vi ho detto nella premessa, le contabilità, i dati da cui partiamo non sono omogenei, quindi anche per poter poi impiantare un discorso di confronto tra le agenzie è necessario prendere anche in considerazione il fatto che i sistemi contabili non sono uguali, e da questo ne possono quindi scaturire dei concetti e delle definizioni di costo che non sono omogenee. Su questo ci viene incontro comunque il decreto legislativo del 118 del 2011, che pur comportando una mole di lavoro non indifferente, specialmente per le strutture contabili che si occupano appunto di bilancio, potrebbe essere utilizzato come uno strumento appunto di opportunità da cogliere per poter poi arrivare ad un'armonizzazione di tutti i sistemi e quindi a poter dare una definizione di costo che sia anche confrontabile, al di là del sistema contabile che viene utilizzato dalle agenzie. In pratica il decreto legislativo pone due distinti piani, un titolo primo e un titolo secondo, dove vengono inquadrate le agenzie e in generale comunque tutti gli enti. Il titolo primo comprende le regioni, gli enti locali, gli enti strumentali, e tra queste sono appunto presenti alcune agenzie, e invece il titolo secondo comprende praticamente il sistema sanitario, e tre agenzie d'Italia, tra cui appunto anche Arpa Umbria, sono collocate nel titolo secondo e quindi adottano un sistema di contabilità generale puro, molto assimilato a quello del sistema sanitario. Tutta questa architrave operativa comunque del 118 mira proprio come obiettivo principale a quello dell'armonizzazione, quindi di creare comunque una lettura comune di ogni fatto di gestione, cioè di leggerlo sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista economico-patrimoniale. In particolar modo il cambiamento sarà per quelle agenzie che applicano ad oggi la contabilità finanziaria pura e che comunque dovranno affiancarvi una contabilità economica, anche perché le altre agenzie che comunque adottano già, pur essendo nel titolo primo, la contabilità economica, sono già allineate nel concetto di competenza. In questo caso sarà poi adottato, questo a prescindere dalla sperimentazione o non sperimentazione, cioè dal momento in cui poi tutto questo diventerà obbligatorio, dovranno adottare un piano dei conti integrato, che in pratica andrà a cogliere, rispetto al piano dei conti complessivo che ciascuno di
che ciascuna agenzia utilizza, quelli che sono gli aspetti economici e patrimoniali, in modo tale che dai piani dei conti finanziari si potranno poi estrapolare gli stessi documenti contabili che hanno le agenzie, quindi tutti gli altri enti in contabilità economica, quindi stato patrimoniale e conto economico. In più, un'ulteriore novità, che la spesa sarà praticamente distinta in missioni e programmi. Per missioni intendiamo gli obiettivi strategici e per programmi le attività omogenee che praticamente servono a perseguire questi obiettivi. Qui si introduce poi il termine sul concetto della competenza, il concetto di competenza finanziaria rafforzata. È importante ribadire questo concetto perché in pratica con questo decreto legislativo si è cercato di avvicinare quella che è la contabilità finanziaria alla contabilità economica, anche se è spinta verso un concetto di cassa che non è proprio quello puro della contabilità economica, ma che comunque mira ad avvicinare lo stesso concetto, cioè nel momento in cui l'obbligazione giuridica si perfeziona e poi in un secondo momento il momento in cui questa viene a scadenza. Sorvolo questo perché ritengo siano dei tecnicismi anche un pochino spinti, quindi solo per darvi una panoramica di quello che sono le problematiche che ad oggi si sta affrontando in termini di analisi dei costi che partono inizialmente dal sistema contabile che è già adotta. E in questo caso appunto anche la tipologia di mutazione e di concetto, quindi di costo e di ricavo di competenza, è in qualche modo mutata o sta mutando attraverso appunto questo decreto e ci stiamo avvicinando. Questo per dire in pratica che sia dal lato dei costi, dei ricavi, delle voci che andranno poi a confluire nello stato patrimoniale di ogni ente, c'è un avvicinamento tra quello che è il concetto puro della competenza finanziaria e quello invece della competenza economica. Questo dovrebbe ovviamente rendere più semplice il confronto, anche perché, ripeto, questo decreto sorge proprio per consentire l'armonizzazione di tutti i sistemi contabili e addirittura per renderli non solo confrontabili ma anche consolidabili, cioè per creare un unico stato patrimoniale e conto economico dove confluiscono poi tutti gli enti della pubblica amministrazione. Un'altra cosa importante che viene però introdotta da questo decreto e che ci potrebbe invece più toccare da vicino per l'argomentazione che stiamo trattando anche oggi è quello del potenziamento dei controlli interni. Il concetto di controllo interno in questo caso è applicato essenzialmente al concetto contabile comunque. Che cosa significa? Che un po' come abbiamo visto per i processi, visto che poi è l'aspetto metodologico ma soprattutto organizzativo che incide sulla struttura di un processo, anche in questo caso sulla determinazione dei costi incide la procedura e la metodologia che io utilizzo per determinare questo costo. Quindi il potenziamento dei controlli interni significa che si deve garantire la certezza del dato e quindi questo dato deve essere poi confrontabile. Ma come ci si arriva ad una confrontabilità? Sempre utilizzando delle procedure che siano più comuni possibili e più standardizzate possibili. Quindi questo è possibile appunto attraverso questo decreto perché fissa dei principi contabili generali e delle casistiche alle quali poi tutti gli enti si possono in qualche modo riferire e in conseguenza di questo un costo che viene determinato che poi ci servirà per fare l'analisi complessiva dei costi del processo avrà la stessa base procedurale e quindi la stessa certezza. Un altro elemento molto importante, poi concludo sul 118, che tra l'altro è anche un obbligo di pubblicazione della trasparenza, è quello del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. Ad oggi non esiste un modello che dovrà essere utilizzato da tutti gli enti, ma soltanto un modello a livello ministeriale. Il DM, che appunto nel 2011-12, se non erro, fissa praticamente quelli che sono poi i paletti che questo piano degli indicatori dovrà contenere. E ritengo che questo sia molto importante per tutte le agenzie perché poi è anche un punto di incontro tra quello che è la performance, tra quello che sono i risultati attesi, le risorse a disposizione e il bilancio. In pratica questo piano degli indicatori che dovrà essere reso trasparente, quindi pubblicato su tutti i siti delle agenzie, a che cosa serve? Serve ad illustrare gli obiettivi della gestione, a misurare i risultati e a monitorare l'effettivo andamento dei servizi forniti. Quindi sempre ritorniamo, praticamente sempre lì, l'oggetto di interesse, cioè la valutazione di quello che fa la pubblica amministrazione, di come lo fa e di come si sta muovendo per diventare più efficiente. Tant'è vero che i requisiti minimi che questo piano degli indicatori dovrebbe contenere sono proprio legati ai programmi, quindi anche qui ci riagganciamo in un certo senso a quello che poi sempre pubblicato è il piano delle performance e quindi dovranno essere resi pubblici livelli, copertura e qualità dei servizi erogati
e così via, addirittura anche gli outcome, cioè gli impatti addirittura sulla collettività, e quindi un passo ulteriore ancora rispetto a quello che ad oggi noi ci stiamo ponendo, visto che stiamo cercando almeno di determinare in maniera confrontabile l'output delle nostre prestazioni. Ci sono con i tempi? Sì. Concludendo appunto quindi sul 118, quello che noi ad oggi abbiamo cercato di fare con il nostro lavoro e quindi con questa metodologia che cercheremo poi di sperimentare e di applicare, parte essenzialmente dall'analisi dei costi. In questo caso che cosa significa analisi dei costi? Significa che non vanno soltanto determinati i costi, perché questo è un lavoro abbastanza tecnico e puramente contabile. Da lì però poi si muove tutto un altro processo, che è quello dell'interpretazione dei costi e della valutazione dei costi, ed è qui che praticamente tutte le direzioni generali sono in qualche modo coinvolte, perché poi questo serve ad esprimere anche dei giudizi di convenienza e soprattutto delle scelte, le scelte che poi andranno a influire anche su tutta la programmazione delle attività, perché ovviamente qualunque programmazione è influenzata dalle risorse che si hanno a disposizione. Oggi, come dicevo prima, siamo ancora fermi a Europa Umbria ad un valore medio, un valore storico tutt'al più normalizzato, nel senso che è stato depurato di alcuni picchi particolari per eventi specifici eccezionali che sono accaduti, però non siamo andati oltre, siamo soltanto alla determinazione dei costi effettivi. I costi che noi andiamo ad analizzare abbiamo cercato comunque di semplificarli, cioè non ci siamo dimenati tra tutte le varie tipologie che esistono di costi, per cui ci siamo soffermati soprattutto su costi diretti, indiretti, a prescindere adesso da tutte le definizioni contabili che se ne possono dare, e i costi generali, che sarebbero i famosi cost overhead, cioè i costi di amministrazione generalmente, che addirittura in alcune analisi dei costi vengono proprio eliminate, in quanto si ritengano non influenti nella scelta delle attività, oppure influenti ma parametricamente, cioè senza in qualche modo interferire nel risultato di analisi finale, perché sono comunque dei costi generali che non sono assolutamente imputabili con un fattore oggettivo all'attività che viene svolta. Quindi per non perdere la correttezza del dato si preferisce a volte non prenderli in considerazione, ma tenerli come un punto fermo, un 20, un 25% dei costi complessivi, che non vengono appunto imputati poi al processo finale. Al di là dei costi ci sono poi ovviamente come applicazione i fattori della produzione, che sono praticamente le famose 4M. Le 4M che in pratica rappresentano le risorse umane, gli impianti e attrezzature, le materie prime e poi gli altri costi, dove tra questi comprendiamo anche i costi overhead di cui vi ho parlato prima. Gli strumenti che noi abbiamo pensato di applicare per poter poi determinare questi costi, ma non solo determinarli come vi dicevo prima, ma soprattutto valutarli, riguardano il TDABC, cioè il time driven, che praticamente ruota tutto intorno alla risorsa tempo, al fattore tempo, ben applicato sull'analisi dei costi delle risorse umane, che poi sono tra l'altro la percentuale più incidente dei costi nelle nostre agenzie, oscillanti tra il 60 e il 70% in media. I costi poi degli impianti e delle attrezzature, con una metodologia chiamata COT, che poi vi illustrerò brevemente. Le materie prime, e qui non mi soffermo particolarmente perché comunque l'incidenza dei costi delle materie prime non è determinante nell'analisi dei costi complessivi del processo, e poi i costi che vi dicevo prima, cioè i costi generali, che possono essere comunque diretti per quanto possibile, quindi imputati direttamente al processo in oggetto, o indiretti a questo punto, appunto come vi dicevo prima, anche imputati semplicemente con dei driver che però purtroppo scontano un fattore soggettivo inevitabile. A livello di risorse umane ci siamo poi posti il problema di quale costo scegliere. Ovviamente non esiste una risposta assoluta che vada sempre bene, perché tutte le risposte sono relative, cioè sono relative in base al tipo di analisi che vogliamo fare. Se vogliamo fare un'analisi rispetto a quello che sono poi le attività che andremo a svolgere, a questo punto dovremo tenere conto del costo effettivo, perché poi saranno quei costi in base ai quali chiederemo risorse e dovremo ottenere finanziamenti. Se invece vogliamo fare un'analisi semplicemente di confronto tra quanto poi è quello programmato, quello effettivo, e invece quello che avrebbe dovuto essere o quello che è in media rispetto anche alle altre agenzie, allora potremmo tenere conto di quello che è il costo medio. Addirittura potremmo non tenere conto della differenza di costo tra dirigenza e comparto e quindi prendere a riferimento un costo unitario medio. Anche qui perderemo delle informazioni, ma anche qui dipende poi dall'obiettivo che abbiamo. Questo per puntualizzare il fatto che comunque non è una scelta assoluta quella del metodo, è semplicemente un punto di riferimento sul quale puoi confrontarci. L'importante è che nel confronto abbiamo scelto tutti la stessa tipologia.
Il conto di cui vi parlavo prima, che non è altro che una piccola evoluzione rispetto a quello che è il normale costo delle tecnologie, in pratica tiene conto, oltre di quello che è l'ammortamento virtuale, quindi il costo delle manutenzioni, che è abbastanza ovvio, anche di quei costi che possono essere imputati direttamente alle tecnologie, quindi i materiali di consumo specifici, eventuali software dedicati, addirittura il costo del personale se è specificatamente ed esclusivamente dedicato all'uso della macchina. In questo caso ovviamente mi riferisco essenzialmente ai costi di laboratorio e attrezzature di laboratorio. A questo punto è necessario dare un minimo di definizione che si aggancia poi a quello che è il concetto di tempo espresso poi anche dai miei colleghi in precedenza. Ovviamente ad ogni concetto di tempo, e ribadisco un concetto comunque relativo perché poi a seconda dell'analisi che noi andiamo a fare otterremo dei risultati, anche il costo può essere poi applicato in base alla tipologia di tempo che noi andiamo ad analizzare. Quindi potremmo avere un costo ideale che rappresenta praticamente il valore standard o comunque il valore di best practice assoluto, cioè quello in cui non esistono inefficienze, un costo effettivamente non realizzabile. Oppure possiamo avere un costo previsto, che è poi quello che ha illustrato anche prima la mia collega, legato anche ai tempi ottimizzati, e quindi un costo ottimizzato. In pratica che cosa significa? Che ci sono sicuramente delle inefficienze che non sono inevitabili nella determinazione di questa tipologia di costo, però ce ne sono altre che sono migliorabili e verso le quali con un processo continuo è possibile ottenere quindi un continuo miglioramento ed eliminarle progressivamente. In questo viene applicata ovviamente l'analisi di cui parlavamo prima a livello di tempi, cioè la gap analysis, l'analisi del rischio. Poi abbiamo il costo target ed è qui che l'agenzia si sta un po' più focalizzando, cioè praticamente una sorta di costo standard interno, cioè ripartendo dal fatto che non pretendiamo di determinare un costo standard a livello nazionale, stiamo comunque cercando di determinare il nostro, passatemi il termine, il nostro meglio, nel senso che cerchiamo di arrivare ad un costo che sia quello più efficientato possibile, ma che comunque poi abbia una metodologia di fondo sotto che ci consenta anche di confrontarlo con quelli che sono i costi delle altre agenzie. Il valore di riferimento che noi prenderemo quindi in considerazione anche per fare le stime, le analisi di cui parlerò dopo, essenzialmente appunto è quello standard, quello target, scusate, che è il nostro standard interno, a confronto normalmente con quello ottimizzato, che è poi quello appunto in cui le efficienze, le inefficienze migliorabili si tende continuamente e progressivamente a ridurle. Poi abbiamo il costo invece effettivo, scusate forse c'è un errore, il costo non efficientato, è effettivo questo, che sono praticamente i costi sostenuti nelle condizioni normali, cioè i costi che attualmente noi di cui abbiamo già a disposizione i dati, che sono essenzialmente i costi storici. Pertanto, ripartendo dal diagramma di flusso che è stato già illustrato prima, ci siamo chiesti quale modello di contabilità dei costi potevamo applicare, quale potesse essere il modello più efficace per poter determinare le nostre analisi, ma anche per ottenere un risultato che potesse poi essere validato e confrontato nel tempo. In questo noi partiamo da una contabilità analitica, di cui comunque anche una gran parte delle agenzie sono dotate, quindi poteva già essere una buona base di confronto. Altre agenzie hanno applicato già l'Activity Based Costing, quindi hanno già determinato quali sono le risorse consumate da ciascuna attività, hanno ripartito i costi di queste risorse nei prodotti, negli output, quindi hanno già un modello ancora più evoluto rispetto a quello che è la pura contabilità analitica. Su questo però, visto che tutta la nostra analisi era basata sul tempo, ci siamo praticamente soffermati su un modello un pochino più evoluto, non per essere più bravi, soltanto perché, avendo praticamente concentrato e focalizzato tutta l'analisi sui tempi, abbiamo ritenuto che questo potesse essere poi il gancio sul quale andare poi a determinare i costi, e soprattutto perché utilizzando questo metodo, che poi vedremo, ma che è anche una semplificazione rispetto all'Activity Based Costing che viene invece utilizzato ormai nella gran parte delle aziende, nel privato, non solo nel pubblico, è un metodo un pochino più semplice che magari, pur scontando magari un maggiore margine di errore, determina un risultato che comunque è meno soggettivo perché non necessita di tutti i driver e quindi di tutti i parametri di riferimento di cui invece ha bisogno il modello dell'Activity Based Costing. In pratica che cosa significa questo modello? Parte dall'analisi del costo pieno delle singole strutture ed ecco perché prima ho cercato di sfocalizzare il concetto di costo, di tipologie di costi, di fattori produttivi, eccetera,
perché poi noi dovremo partire dal costo pieno delle strutture. Quindi questo significa che ci basiamo essenzialmente sulla metodologia della contabilità analitica, che poi tra l'altro dovrebbe essere anche quella più utilizzata dalle varie agenzie, quindi anche un punto di riferimento più comune dal quale partire. A questo punto è necessario individuare una risorsa chiave, e la risorsa chiave potrebbe essere o l'uomo o la macchina, nel 99% dei casi per noi rappresentata dall'uomo ovviamente. A questo punto viene individuato il tempo produttivo disponibile. In pratica che cosa significa? Che si prende in considerazione quella che è definita da manuale praticamente, la cosiddetta capacità pratica, cioè il tempo in cui il dipendente lavora, visto che abbiamo detto che la risorsa uomo è quella sulla quale ci focalizziamo, e che sconta soltanto le assenze, ma che non prende invece in considerazione altri elementi, soltanto i momenti in cui il dipendente non è presente, e quindi è solo quello, il momento in cui il lavoro del fattore uomo viene considerato non produttivo. Tutto il resto viene considerato come tempo produttivo. A questo punto possiamo fare l'analisi del costo minuto è un dettaglio magari troppo forte, possiamo parlare anche semplicemente di costo ora della risorsa chiave. E una volta definiti i processi, che è il lavoro che è stato precedentemente illustrato, a questo punto sarà sufficiente fare una mera moltiplicazione di quello che è il costo minuto ora della risorsa chiave per il numero praticamente di tempo utilizzato in quel determinato processo. A questo punto arriveremo poi al costo definitivo delle prestazioni. È un procedimento, come avete intuito, ovviamente bottom up, perché si basa essenzialmente su quella che è praticamente l'analisi delle varie situazioni dal basso verso l'alto. In pratica, schematizzando tutto il ragionamento che vi ho illustrato adesso per renderlo un pochino più chiaro, si parte appunto da quello che vi dicevo prima, cioè dalla contabilità analitica. Da questa, senza inventarci nulla, perché abbiamo comunque una metodologia che ribalta i costi indiretti quando ci sono, che imputa direttamente i costi al centro di analitica, e a questo punto però volevo soltanto aprire una piccola parentesi, che magari per poter poi raggiungere un dato sempre più confrontabile sarebbe sicuramente opportuno avere dei piani di centri di analitica più possibili omogenei. È ovvio che tutto questo discorso sconta delle tipicità organizzative di ciascuna agenzia che non possono essere in nessun modo unificate, però è possibile, lavorando sul piano dei centri della contabilità analitica, trovare praticamente dei centri di costo, di imputazione di costo, che siano più vicini possibili e che siano anche più vicini possibili al concetto di attività, in modo tale che quando noi andiamo ad analizzare poi il costo pieno di questi centri abbiamo già in qualche modo un costo per centro di attività e anche di output, se possibile, in modo tale che avviciniamo praticamente i nostri piani in modo più opportuno per poter poi fare tutte le analisi successive e confrontarle. Nel sistema di contabilità analitica quindi si ottiene un costo pieno, e dal costo pieno praticamente del centro di analitica, al quale, come vi dicevo prima, possiamo aggiungere con dei parametri, non aggiungere i costi delle strutture generali, che sono quelli che però sfruttano e scontano purtroppo un parametro di attribuzione soggettivo, otterremo praticamente il costo pieno del centro di analitica, e da qui partiamo. E questa è un'analisi che già diverse agenzie hanno, anche quelle che non hanno applicato il metodo più complesso dell'activity based costing, quindi potrebbe essere anche un punto di partenza comune dal quale poi continuare le analisi e i confronti. Andiamo ad individuare appunto la risorsa chiave e quindi il tempo disponibile in minuti di questa risorsa chiave, partendo ovviamente da quello che vi ho detto prima, che è il costo pieno di ogni centro di analitica. A questo punto abbiamo detto che la maggior parte dei casi la risorsa è quella uomo, anche se potrebbe essere appunto quella macchina, e diciamo che il tempo non produttivo della risorsa uomo è soltanto quello in cui la risorsa uomo non è al lavoro, non è fisicamente presente. E questa definizione è leggermente differente da quella che poi invece viene normalmente utilizzata, che è l'FTE, che sarebbe il full time equivalente. In pratica la differenza fondamentale tra la capacità pratica, scusate la ripetizione, e l'FTE è che praticamente questa determina essenzialmente ed esclusivamente quello che è il tempo produttivo, quindi è leggermente inferiore come numero di giorni annui rispetto all'FTE, perché sconta, oltre alle normali ferie e sabato e domenica praticamente, anche quei giorni in cui normalmente in media il dipendente non è presente.
però viene comunque pagato e quindi anche tutti quei permessi retribuiti o quelle medie, numero medio di assenze dovute alle malattie in cui il dipendente comunque non è produttivo, quindi non è presente. Quindi è un parametro di riferimento che incide maggiormente come costo unitario, ovviamente, perché abbiamo un numero di giorni sul quale dividere il numeratore inferiore. Ci sono diversi concetti di capacità e ovviamente anche il diverso concetto che si tende ad applicare porta poi ad un risultato diverso dal quale si possono fare ovviamente analisi e sintesi diverse. Per quanto riguarda questa stima della capacità pratica, l'approccio che noi abbiamo utilizzato è praticamente quello analitico, quello che vi dicevo adesso, cioè quello che tiene conto proprio effettivamente di quello che è il tempo lavorato e quindi che sconta una differenza tra quella che poi la capacità pratica teorica e la capacità invece effettiva, e di conseguenza evidenzia il tempo improduttivo, cioè il tempo che vi dicevo prima appunto sul quale non è possibile intervenire. È possibile anche determinarlo in maniera arbitraria, detraendo un 10-15% rispetto al tempo lavorato e determinando in questo modo appunto quella che è la capacità pratica. Noi abbiamo cercato un metodo un pochino più analitico per andare poi a determinare quello che è effettivamente il tempo lavorato. A questo punto si arriva al risultato. 5 minuti, ok, corro. A questo punto si arriva al risultato che non è altro che un rapporto, come vi dicevo prima, quindi una metodologia molto più semplice, come potete vedere, rispetto a quella di tutta la ripartizione dei driver che è richiesta dall'activity based costing e che tra l'altro sconta l'effetto che seguendo e applicando driver diversi si ottengono ovviamente dei risultati diversi. In questo modo è una semplice equazione, che poi vedremo anche può essere applicata in maniera più complessa, in cui si divide il costo totale delle risorse, di cui vi dicevo prima, del centro di analitica, sulla capacità pratica, cioè praticamente su quello che sono le ore, i giorni in questo caso, disponibili e produttivi. E qui otteniamo praticamente il famoso CUT, che sarebbe il quoziente del costo di utilizzo totale. A questo punto possiamo individuare, una volta che abbiamo il costo, supponiamo per ora o per un minuto, di quella determinata risorsa, applicarlo al nostro processo, perché per ogni processo, con la metodologia che vi hanno illustrato l'ingegner Soracco e l'ingegner Strappini, è possibile individuare il tempo assorbito da ciascuna fase del processo e quindi poi della prestazione del servizio, e moltiplicando questo costo unitario per minuto barra ora, a seconda di quello che si vuole poi utilizzare per il tempo impiegato, otterremo il costo di quella fase dell'attività. Quindi comunque non si tratta di applicare un metodo particolarmente complesso. Quello che è importante è arrivare più correttamente possibile al costo pieno di analitica e al tempo che viene impiegato in quella determinata attività, che è il procedimento col quale che vi è stato illustrato praticamente prima. Il processo ovviamente può essere più o meno complesso e qui lasciatemi una metafora che è quella che è vicina molto ai bimbi, cioè sempre una modalità simile a quella dei Lego, nel senso che io posso creare un tempo minimo di processo, quindi un'equazione di base, e dire per esempio che un parere in un'azienda di una determinata complessità, magari una complessità semplice, si ferma al tempo B0 più B1 per X1, e poi, a seconda della complessità del processo, aggiungere questo fattore di aumento del tempo base e determinare il costo complessivo anche di un processo più complesso. Questo è sufficientemente preciso come metodologia e basta applicare praticamente una time equation, cioè un'equazione di tempo che parte da un tempo minimo ed aggiunge progressivamente il tempo in funzione della complessità del processo che andiamo ad analizzare. Questo che cosa significa? Che se c'è un processo che magari è sempre lo stesso, ma il cui tempo cambia in funzione poi delle fasi che vi si aggiungono per la complessità della prestazione che deve essere resa, non è necessario rimescolare e rimettere in piedi tutto il modello, ma è sufficiente aggiungere dei pezzetti, appunto come le costruzioni. I punti di forza, vado veloce perché a questo punto penso di aver esaurito quasi tutto il tempo, ve li ho già illustrati in un certo senso parlandone. Ovviamente questo è un pochino più semplice, non è perché elimina
tutto quello che è la peculiarità, le caratteristiche dell'applicazione dei driver, e permette anche di evidenziare quelle che sono le inefficienze, cioè o meglio le improduttività, cioè il tempo in cui non siamo produttivi, ed è per questo che si possono fare poi dei confronti tra il tempo a disposizione, quello effettivamente utilizzato, e quindi verificare se eventualmente trasferire eventuali risorse da un processo all'altro, perché magari in una determinata attività le risorse sono troppe, in altre magari sono poche. Un'applicazione che noi vorremmo poi poter dare a risultati che vengono fuori attraverso l'applicazione di questo metodo è quella di affiancare al budget tradizionale, che è quello praticamente autorizzatorio che tutti noi dobbiamo comunque predisporre, un budget per attività, perché in questo modo riusciamo praticamente a fare delle previsioni di quelle che sono le risorse che effettivamente ci serviranno e che andremo quindi ad utilizzare, ma non legandole semplicemente ai dati storici, quindi ai consuntivi precedenti, ma facendo delle analisi più specifiche, verificando quali sono le risorse che veramente servono, e quindi decidere anche a livello di scelta strategica se allocarle in maniera diversa. E questo è chiamato appunto l'activity-based budgeting, cioè un budget fatto per attività, che elimina appunto le difficoltà e soprattutto i difetti di un budget su base storica, ma che tiene invece in considerazione quelli che sono i costi dei processi e delle attività che a livello programmatorio si intende effettuare. Vado veloce. In pratica si tratta semplicemente di un confronto tra due diversi schemi di budget, uno autorizzativo, che è quello classico, e uno che è quello invece che tiene conto dei costi ottimizzati delle prestazioni e che quindi ci consente poi di fare delle analisi sulle attività che si intende svolgere. A questo punto appunto l'approccio può essere o di spesa storica o di attività, nessuno dei due è sbagliato, è un approccio che comunque si completa a vicenda, perché da un lato teniamo conto di quello che è stato il passato e quindi la spesa effettiva, e dall'altro la confrontiamo con quella che è invece la spesa che presumiamo di dover sostenere o che vorremmo sostenere in funzione delle attività da svolgere. Ovviamente oltre a queste analisi ce ne sono anche altre fattibili, oltre a quelle del budget per attività, si potrebbero fare anche i cosiddetti budget a base zero, cioè far finta che l'azienda inizia in questo anno e quindi programmare le attività come se le risorse ci fossero date per il primo esercizio, oppure ipotizzare degli scenari diversi. Tutto questo è possibile nel momento in cui noi sappiamo quanto ci costa un'attività, altrimenti non lo potremmo fare, dovremmo fare sempre e solamente delle analisi su quello che è stato praticamente il passato e come ci siamo comportati. È possibile anche utilizzare questo strumento nel valutare magari se ci sono delle attività che possono essere esternalizzate e quindi fare dei confronti con i costi sostenuti all'interno e invece con i costi che sosterremo nell'affidarlo all'esterno. E quindi torniamo a quello che è un po' la procedura che è stata anche analizzata a livello di analisi del rischio, che è l'analisi what if, cioè cosa succederebbe, cosa potremmo fare allocando diversamente le risorse. In questo modo potrò quindi arrivare a quelli che sono gli indicatori di performance e quindi sempre ritorniamo, posso poi utilizzarli per la mia pianificazione annuale e addirittura anche per avere una definizione più certa di quello che è appunto il mio tariffario, quindi come poi mi colloco all'esterno e qual è non soltanto il costo della mia prestazione, ma quello che poi io chiedo all'utente rispetto alla prestazione che prendo. Ovviamente qui sorvolo, perché si tratta essenzialmente di indicatori, che qua sono gli indicatori che io posso andare a attualizzare in funzione delle analisi che faccio, quindi indicatori di esito, indicatori di processo, ma non mi soffermo su questi, anche perché ce ne possono essere tantissimi, ma sono comunque indicatori che legano i dati di bilancio e soprattutto che poi potrebbero essere inseriti in quel famoso piano degli indicatori di cui vi ho parlato all'inizio, che è comunque obbligatorio per tutti gli enti per effetto della legge sulla trasparenza. Se devo interrompere, taglio sul case study, che comunque è un'esemplificazione essenzialmente contabile, che illustra semplicemente la procedura che vi ho detto prima, cioè il costo complessivo, la determinazione del costo. Qui è un'esemplificazione fatta in minuti, ma come vi dicevo prima è possibile farlo anche in ore, che tiene conto praticamente di quali sono i minuti disponibili e le risorse che io ho a disposizione in quel centro di analitica. In questo modo io posso ottenere i minuti totali disponibili nel centro di analitica. A questo punto posso determinarmi il mio costo minuto, che ovviamente sarà diverso a ciascun centro in funzione innanzitutto delle risorse uomo che ci lavorano e
e poi dei costi totali che sono finiti ad essere imputati direttamente o indirettamente in quel determinato centro di analitica. Ecco perché è importante, per poter fare un confronto, che il piano dei centri sia più comune possibile anche tra le diverse agenzie. Da qui si ottiene il costo per minuto e praticamente moltiplicando quello che è appunto il costo per minuto per il volume degli output e per il tempo previsto, ottengo praticamente il costo di ciascuna fase di attività e quindi il costo del processo, che poi si struttura in prestazioni e infine in servizi. Report che possono essere fatti sia preventivo che a consuntivo, facendo un confronto tra quello che è il tempo impiegato e il tempo disponibile, in modo tale da poter poi validare qual è il tempo previsto in percentuale e quindi verificare anche se ci sono magari delle risorse che sono sovrautilizzate o delle risorse che sono sottoutilizzate, e magari destinare le risorse sottoutilizzate a favore di quelle strutture invece in cui le risorse sono sovrautilizzate. Analisi che altrimenti, se non sfruttando appunto quella dei tempi di cui vi hanno parlato prima, non è possibile. Report a preventivo, ma ovviamente anche report a consuntivo, in questo caso con i costi, sempre facendo dei confronti tra quello che è il tempo previsto e il tempo utilizzato, e quindi gli scostamenti che ne vengono fuori, e le eventuali improduttività, chiamati in gergo sprechi, ma che si rappresentano semplicemente le improduttività, cioè quel tempo uomo che non viene utilizzato per ottenere delle prestazioni. E per finire, così concludo, mi è piaciuta una definizione data da Hawkins che dice che i costi non esistono. In realtà i costi non esistono perché esiste ciò che li determina, e questo comunque sottintende il fatto che è ovvio che tutte le organizzazioni sono diverse fra di loro, che quindi non è possibile trovare un modello unico di organizzazione, però è possibile utilizzare una metodologia unica per determinare quelli che sono i processi. In questo modo è possibile poi arrivare anche a determinare degli standard che sono comunque microeconomici, perché sono legati ovviamente al settore specifico, che sono essenzialmente pratici e non teorici, e che di conseguenza tengono conto di quelli che sono degli standard a quali poi noi dovremmo tendere a livello nazionale, e da questi poi si potrebbe finalmente arrivare ad avere un costo standard, del quale adesso non mi soffermo, ma sarebbe necessario anche individuare le deviazioni standard per poter poi capire ciascuna agenzia dove si colloca intorno alla media, e da lì determinare i costi delle attività e dei servizi. Da qui è possibile poi fare un'analisi finale per poter ottenere le risorse e i finanziamenti a livello nazionale. Si accettano suggerimenti?